presto il sole tornerà. Forza Mofi, salta anche tu! Tutti insieme, la la la, la la la. Tutti insieme si può far. Se tu fai un dono a me, io ne faccio uno a te. La la la, la la la. Forza Mofi, si può far. Topini capricciosi. È tardi, Mofi. Come mai non dormi? Devo preparare la borsa per domani. Vado a trovare i topini, sai? Veramente? E come mai? Papà Topo è via e la mamma deve andare al lavoro. Così io dovrò fare compagnia ai topini. Lei lavora molto per far star bene i suoi piccoli. È bello che tu la voglia aiutare, Mofi. Vi prego, mangiate le vostre carote. Oh no, carote al burro. Uffa. Non le vogliamo, eh? Vogliamo i biscotti. Sì, i biscotti. Bambini, non ce ne sono in casa. Chi è? Sono io, Mofi. Ciao, cara Mofi. Meno male che sei arrivata. Vieni, entra. È arrivata. Ciao, Mofi. Ci hai portato dei biscotti? No, niente biscotti fin quando non avranno finito tutte le carote. Per favore, fagliele mangiare. Ti prometto che farò del mio meglio, cara mamma. Oh, sto per fare tardi al lavoro. Fate i bravi. Ciao. Bene, chissà chi sarà il primo a finire tutte quante le sue carote. Non io. Non ci piacciono. C'è un biscotto? No, non avete mangiato le carote. Allora ci racconti una storia? Va bene. Vi racconterò la storia di una mamma che deve lavorare tanto tanto per dare da mangiare ai suoi piccolini. Deve fare moltissima strada per trovare le pecore e prendere la lana. Cammina così tanto. Tanto. La lana è pesante? Sì, è molto pesante. E la mamma è tanto stanca. Ancora prima di iniziare a lavorare la lana per creare dei bellissimi maglioni. Finalmente la mamma li finisce. Ma poi deve camminare tanto tanto fino al mercato. Oh, accipicchia. Povera mammina. Signor Cavallo, vorrebbe provare uno di questi bei maglioni? Mi faccia provare quello blu. Come le sembra? È perfetto. Allora lo prendo. Anzi, li prendo tutti quanti. Può prendere tutte le carote che vuole. Le prendo tutte quante per i miei piccoli. Ma una volta arrivata a casa, i suoi piccoli le dicono che non le vogliono mangiare. Povera mamma, è così triste. Oh, io ho fame. Sì, anche io. Vorrei un po' di carote. Le carote, sì. La mamma è felicissima quando i suoi piccoli mangiano tutta la pappa. Ecco a voi. Mofi, non ci posso credere. Hanno mangiato tutte le loro carote. Scusate. Gli ho raccontato una storia. Una storia? La storia di una mammina che deve camminare a lungo e lavorare giorno e notte per far mangiare i suoi piccoli. Noi crediamo che quella mamma sia tu. Allora abbiamo mangiato tutte le carote. Tesori, siete così bravi. Grazie mille, Mofi. Ma ora vogliamo i biscotti. E i piccoli topini hanno finito tutte le carote. La mamma lavora tanto per portare a casa da mangiare. I suoi piccolini non dovrebbero sprecarlo. Hai ragione, Luna. Buonanotte.